Buongiorno, Carlo Martini Semistrani. Allora, oggi vi faccio vedere come si abituano le piante di peperoncino al sole, cosa che potrebbe sembrare una sciocchezza, ma che in realtà è una cosa molto importante. Questi sono i miei carognali per Red, sono 30, mi sembra, 6 per 5. E cosa succede? Arriva, diciamo, questo periodo di 20 gradi di giorno, che di solito è a metà marzo. Quest'anno è già arrivato a metà febbraio, incredibilmente. Oggi è il 28 febbraio 2021. Cosa succede? Si tira fuori le piante dalla grow box, dalle lampade, e si deve abituare al sole esterno. Perché si devono abituare? Si devono abituare perché altrimenti si rischia che, se le lasciate dalla mattina alla sera a bomba, tornate a casa la sera e le trovate morte, stecchite, perché il sole le ha bruciate. Oppure le famose macchie bianche, che per appunto sono tipiche delle bruciature del sole. Quindi, cosa facciamo? In primis si mettono fuori la regola dei 4 giorni. Si mettono fuori 4 giorni all'ombra in un contesto come questo. Come vedete, il sole è intorno, ma noi, per esempio, dietro a un muretto come questo, questi sono dei Rokoto Giant che stavo provando a svernare, ma mi sa che sono schiantati, vabbè. E quindi dall'alto vedete il sole è tutto intorno, ma qui all'ombra dietro un muretto. Perché è diverso l'ombra esterna dall'ombra in casa? Noi magari all'occhio umano non ce ne rendiamo conto, ma è estremamente diverso per il quantitativo di luce. Al di là che esternamente c'è il vento che fa sempre bene, perché muove il fusto, ma l'ombra in casa è comunque, cioè la luce in casa arriva dalla finestra, che comunque è l'unico punto in cui entra luce. Fuori, anche se noi non ce ne rendiamo conto, c'è un'enormità di luce in più. Quindi, stando all'ombra, si abitua a più luce. Questo è dato di fatto. Quindi io, come la chiamo, la regola dei 4 giorni, sono 4 giorni all'ombra, 4 giorni di sole frastagliato, e poi si inizia a abituarle al sole solo mattutino, per poi abituarle al sole dalla mattina alla sera con vasi più grandi di questi, perché questo ancora, come vedete, è l'equivalente di un bicchierino da caffè, quello piccolo, non quello grande, del bicchierino di plastica, voglio dire. Quindi, questo contesto, 4 giorni all'ombra. All'ombra dalla mattina alla sera, non lasciandole fuori la notte. Per esempio, se esce per andare a lavorare, all'8, alle 9, si mettono all'ombra fissa, no? Che quindi bisogna stare attenti, non è che a mezzogiorno arriva il sole, deve essere ombra fissa, che può essere sotto a un tavolo, dietro a un muretto, sotto a un albero. Passati questi 4 giorni, si passa, io qui ho i biglietti pronti, a 4 giorni di sole frastagliato. Tadam! Guardate che organizzazione, ragazzi, ma altro che semestrani.it. Allora, 4 giorni di sole frastagliato, che non è questo contesto. Ora guardiamo se mi riesce. Ecco. Qual è il sole frastagliato? Ora vi ci porto. Il sole frastagliato, per esempio sotto una ringhiera oppure sotto un albero, quando nel punto non dietro al tronco, ma sotto a delle foglie, per esempio. Questa è anche poco frastagliata, potrebbe essere, diciamo, ci potrebbe essere più ombra. Comunque questo è per farvi capire, vedete, c'è la ringhiera lì che produce una situazione in cui c'è sia ombra che sole. Ecco, anche in questo contesto 4 giorni di ombra piena, 4 giorni di sole frastagliato. A questo punto, diciamo, è un riscaldamento prima dell'esercizio, perché il sole comporta un grande stress, quindi bisogna abituarci, sì, lentamente. Arrivati a questo punto, dopo 4 giorni di sole frastagliato, se trovo il biglietto,
Eccolo qua. Mi era cascato. Adesso si passa al sole pieno solo la mattina, quindi sole pieno è finalmente questo. Ta-dam! Sole pieno. Sole pieno vuol dire che sostanzialmente dalle 10 a mezzogiorno, alle 13, si tiene in questo contesto e poi dritti all'ombra. Lo so che può sembrare uno sbattimento, cioè che lo è, e che può sembrare anche esagerato, ma io vi dico una cosa con cui ottenere sicuramente successo. Poi magari voi fate un giorno di ombra e poi sole, boom, e vi va bene. Però facendo così sicuramente vi va bene. Sole pieno solo la mattina per qualche giorno. Poi che succede? Fatto anche questo, sono passati 10 giorni e questo, come vedete, questi alveoli incominciano a stare stretti e quindi si passa a questa situazione. Questo è un parpolufo in questo vasetto che mi sembra 7x7x10, che è un po' di più, insomma un po' di più sì, di un bicchierino di plastica. Ecco, la mia casca. Quindi quando quando le piante, le foglie sono pronte per essere messe fuori tutto il giorno, bisognerà pensare a un travaso. Perché? Perché, ecco, quindi questo è il vaso intermedio che io uso da un litro, 16x16x11 mi pare che sia. Ecco anche l'altro biglietto. Solo e tutto il giorno, solo con vasi più grandi come questi, cioè da un litro o come questo. Se noi si mette tutto il giorno o lo annaffi di continuo, altrimenti qui il terriccio che è poco si secca e la pianta si affloscia comunque. Quindi quando i vasi sono un po' più grandi si pensa finalmente a poterlo lasciare fuori dalla mattina alla sera. Direi di essere stato esaustivo. Da Carlo Martini, da semistrani.it e dal Carnia Reaper Red di quest'anno 2021 è tutto. Arrivederci amici.